Sassari, che ha vinto naturalmente con grande merito, perché la partita è stata forse un po' recuperata a metà del quarto quarto. Abbiamo dato terzo e quarto quarto, abbiamo giocato certamente una pallacanestro diversa. Nei primi due quarti abbiamo subito l'iniziativa di Sassari sia in attacco che in difesa. Ripeto, ci aspettavamo, ha giocato con molta più energia in tutti i suoi giocatori. Noi credo che abbiamo aspettato troppo a rispondere, soprattutto dal punto di vista dell'energia, non capire quanto invece dovevamo essere pronti subito. Dobbiamo avere la forza di resettare, pensare alla prossima, che è un'altra partita. I playoff sono così, si giocano ogni 48 ore, ogni partita fa storia a sé, quindi merito a Sassari. Però coach, c'è stato quel frangente appunto fra terzo e quarto quarto in cui siete arrivati anche a meno 11 prendendovi l'inerzia, con, nonostante insomma qualche difficoltà fin dall'avvio, con quel 0 su 8 dall'arco un po' insistito della prima frazione. Si gioca tra 48 ore, cosa si fa adesso per resettare le energie? Noi personalmente cerchiamo di far riposare i giocatori, perché ne abbiamo veramente tanti acciaccati. A parte stasera mancava anche Kuzmin, manca Sassari, si gioca a ritmi forsennati. Anche per i giocatori è importante recuperare dagli infortuni, dai piccoli infortuni, cercare di sistemare qualcosa, perché in 48 ore, ma soprattutto credo sia un problema di approccio e di capire quanto è necessario prendere un tiro, quando è necessario costruire. Tutto questo sotto pressione, con un gioco molto duro, molto fisico, che Sassari fa da sempre, che lo fa ancora di più quando gioca con tre giocatori grandi, addirittura quattro in un momento, e quindi avere la capacità di rispondere sotto questo aspetto. Poi ci chiedo solo una cosa, la lascio andare: se cosa, la cosa che le è piaciuta di meno della sua squadra, e se magari avete abusato un po' troppo del tiro da tre punti nel primo tempo, andando un po' in botta tra virgolette al tipo di difesa che fa la Dinamo solitamente. Dinamo concede il tiro, c'è poco da fare, concede il tiro, passa sotto a tutti i pick and roll, concede il tiro dagli angoli. È naturale che un tiratore in meno diventa più difficile, ma ci sono anche situazioni in cui i tiri non puoi non prenderli, perché poi diventa un'arma a doppio taglio. Credo che la vera capacità sia quella di avere un equilibrio tra l'aver provato poi a prendere dei tiri e comunque andare ad attaccare anche l'area. La cosa che mi è piaciuta meno è assolutamente il fatto di aver risposto poi troppo tardi, o comunque con un terzo e quarto quarto degno da parte nostra, e invece con poca energia nei primi due quarti all'iniziativa di Sassari, che voglio dire, era normale che facesse una partita di questo tipo. Grazie coach. Grazie coach. Grazie mille, buona